Cooperativa Le Erbe di Brillor. Con gli agri detergenti Brillor, la casa splende e la natura sorride. Hanno aperto un varco tra i rovi e predisposto dei terrazzamenti secondo il modello ligure per ospitare le piante e le bacche che sono la materia prima per la realizzazione degli agri detergenti. Poi hanno allestito un laboratorio e giocato tra chimica e alchimia per trasformare il sambuco, la fitolacca ed altri vegetali in detersivi che fanno bene alla casa e alla natura. Li torchiano come si faceva con l'uva, li miscelano per potenziarne l'efficacia detergente e li confezionano come un'azienda innovativa non rinuncia a fare, ridisegnando il packaging in nome dell'ambiente e della funzionalità. Paradossalmente, gli agri detergenti Brillor, se bevuti, non fanno male e se spruzzati sulle piante, le proteggono dalle aggressioni esterne. Azienda agricola Tenuta Vannulo. Ogni mattina il mondo è in coda per le perle delle bufale. Vannulo, l'ultima frontiera della qualità. I bocconcini, le mozzarelle di bufala e poi yogurt e budini che in azienda chiudono la filiera e fanno impazzire grandi e bambini. Ma Vannulo ha deciso di non essere seconda a nessuno e ha sfidato tutti sulla frontiera avanzata dell'innovazione. Così introduce l'UMS, prima azienda in assoluto, e una catena di prodotti di pelle di concia interamente di bufala. Qui gli animali decidono in autonomia quando farsi mungere, quelle poppate meccaniche sono dolci coccole e le bufale generosamente ricambiano il favore, mentre i maestri artigiani disegnano e cuciono borse e oggetti unici nel loro genere. Vannulo è una tenuta, una filiera, un museo, una griff, un itinerario di gusto e un simbolo di qualità italiana. Quando si dice multifunzionalità di un'azienda agricola, il marchio Vannulo segna il passo. Cooperativa Agricola 2000. Dalle distese di glutine la risposta alla celiachia. I campi di grano si trasformano in prodotti gluten free. La celiachia chiede aiuto all'agricoltura e gli imprenditori agricoli della Cooperativa 2000 corrono in suo soccorso, mettono insieme terreni, mezzi, esperienze, tradizioni e determinazione e realizzano un'azienda che ha per missione la lotta contro l'insidia del glutine, coltivando e rivalutando antiche culture. Il cece nero, quello rosso e il grano saraceno tornano a popolare queste dolci colline, mentre i soci della cooperativa sono protagonisti di un vortice di operosità. Puntano la formazione, incontrano studenti, associazioni di celiaci, promuovono menù gluten free e diffondono sulla rete un'idea di impresa agricola che fa del benessere la propria ragione di vita.